La scrittura dopo l'accensione di un abat-jour, la poesia, la nicchia in ciò che rappresenta il pensiero attento di un uomo. Questo vuole trasmettere Stefano Marzali nel suo ultimo lavoro, presentato mercoledì pomeriggio. L'opera, come viene definita nella prefazione di Michele Lorenzo Biafora, ha la capacità di scivolare in versi sull'onda del tempo, che trascorre imperterrito, preda dell'eterno infinito, costellato peraltro da spunti riconducibili a quelli universali del sentimento, così cari al grande poeta spagnolo Antonio Machado. Verosimilmente rivelati attraverso l'esperienza personale del vissuto di Marziali gli elementi primari, i sentimenti universali, l'amore, la natura verso le persone e le cose. Un tascabile di 132 pagine, edito dalla Lupi Editori, dove si evince la ribellione verso lo sbeffeggiamento del trascorrere del tempo con il quale tutti gli individui devono fare i conti. Sto cercando di pubblicare sempre più poesia, anche se la poesia non vende tantissimo, perché comunque credo fortemente che la poesia può far riflettere, può far emozionare ancora. E un sulmonese, ci sono tanti sulmonesi che pubblicano poesie che sono artisti nel loro piccolo e ancora non sono conosciuti, quindi sto cercando nel mio piccolo di dare voce a sulmonesi, artisti, e ce ne sono tanti. Quindi forza poesia, forza Sulmona. Parto diciamo, dalla prima esperienza, che era il 2008, dove è stato edito il mio primo libro. Questa è la seconda possibilità che è stata creata, chiaramente tutta quanta fatta a Sulmona, grazie a Jacopo che ha creduto in questo progetto. Abat-jour è un termine del quale io mi sono innamorato. E poi riflettendoci sopra ho dato una dimensione completa al libro perché la maggior parte delle poesie scritte sono state scritte in un orario in cui ho trovato la tranquillità, che era l'accensione dell'abat-jour.